rischia di fallire il primo trapianto di faccia in Italia avvenuto su una donna all'ospedale Sant'Andrea di Roma. La direzione aziendale del nosocomio ha diramato stamani un bollettino medico preoccupante riguardo l'esito del trapianto. Durante la notte i tessuti trapiantati hanno manifestato segni di sofferenza nel microcircolo per sospetto rigetto. Le condizioni generali della donna sono buone e non rischia la vita, ma i medici adesso stanno valutando la possibilità di una ricostruzione temporanea con tessuti autologhi della paziente. Annullata la conferenza stampa prevista al Ministero della Salute per presentare i risultati dell'intervento. Si chiama EcoPave, l'innovativo materiale per la copertura del manto stradale, consistente in un super modificante al grafene che promette un incremento del 250% della vita dell'asfalto e che è in corso di stesura su un tratto della via Ardeatina. Ad assistere all'avvio dei cantieri è stato oggi il consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana Marcello De Vito. Questo materiale è stato steso con diverse intensità in alcuni tratti, ha spiegato. Nei prossimi mesi questo punto dell'Ardeatina sarà quindi un laboratorio in cui testeremo la maggiore efficacia. È stato riaperto questa mattina alle 7:15 il ponte della Scafa, che collega la zona di Fiumicino, Isola Sacra, a quella di Ostia. Il comune di Fiumicino ha fatto sapere che i veicoli sono circolati regolarmente in entrambi i sensi di marcia. Il ponte che attraversa il Tevere era stato chiuso lo scorso 20 agosto per criticità, mentre dal 29 agosto era stato consentito il transito solo a senso unico alternato. Secondo la presidente del decimo municipio, Giuliana Di Pillo, è comunque necessario pensare al più presto alla realizzazione di un nuovo ponte. Dopo il record di presenze dello scorso anno, torna a Roma il MIA, Mercato Internazionale dell'Audiovisivo. Dal 17 al 21 ottobre i leader dell'industria cinematografica e televisiva si ritroveranno nel distretto Barberini per cercare nuove opportunità di business, di coproduzione e di esportazione del prodotto. Il MIA sarà anche l'occasione per scoprire alcune clip di nuovi film italiani del 2019, tra cui Se ti abbraccio non aver paura di Gabriele Salvatores e Freaks Out di Gabriele Mainetti. Il MIA è un modo intelligente di contribuire alla crescita economica dell'Italia, ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.